Lanciamo questa diretta di sabato mattina, ragazzi, di nuovo online, eccoci. Allora, come affrontiamo la questione dell'inquadramento, dell'aumento di volume negli interventi con Superbonus e bonus edilizi? Lo scopriamo in questo video che facciamo in diretta. Se lo state vedendo in diretta, vi chiederei di mettere diciamo un like, un feedback se sentite bene l'audio, il video, se è tutto a posto, insomma, vi sarei grato, così possiamo cominciare in tutta tranquillità. Bene, allora, nell'attesa che vi colleghiate tutti, comincio le presentazioni. Le presentazioni, eccole qua. Sono Carlo Pagliai, un ingegnere urbanista. I miei riferimenti: Telegram, YouTube, il like alla campanellina, mi raccomando, e riferimenti social. Qui LinkedIn, Instagram, Facebook sempre presenti e il mio blog qua sotto. Ok? Allora, vediamo che mi dite. Si sente bene l'audio, video? Vi aspetto il via libera perché a volte magari se ci sono delle difficoltà tecniche almeno le rimediamo e facciamo l'intervento. Ho preparato un bel po' di materiale perché l'argomento è complesso. È complesso perché la domanda che ci facciamo oggi, eccola qui, è come inquadrare gli incrementi di volume nelle detrazioni fiscali, quindi nel Superbonus, nel Ramo Ecobonus, nel Sisma Bonus, nei bonus edilizi minori, quindi bonus ristrutturazione 50%, l'Ecobonus 65%, i vari tipi di Sisma Bonus ordinari, eccetera. Quindi vediamo di fare chiarezza e per capire se c'è un limite o no per i bonus collegato, quindi legato proprio alle categorie di recupero edilizio, magari interventi conservativi, oppure se c'è uno spartiacque che in qualche modo ci fa uscire dalla ristrutturazione tradizionale, quindi dalla ristrutturazione dell'articolo 3, e si va più nell'ambito della nuova costruzione o delle ristrutturazioni cosiddette pesanti, ma che sono nella zona rossa. Bene. Allora, dai, ricontrolliamo velocemente il super chat. Si sente bene? Tutto perfetto? Buongiorno. Allora, dai, si può partire. A questo punto, direi che si può passare alle slide. Intanto, perché questo tema? Perché è un tema che mi avete, diciamo, me l'avete chiesto più volte, e allora mi rendo conto che forse è il caso di precisarlo, anche perché sarà una questione che verrà fuori poi nelle future fasi di controllo dei bonus edilizi. Quindi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle diciamo, esiste un limite spartiacque tra gli interventi diciamo di ristrutturazione? Sì, ma quali? E quelle che invece superano questo spartiacque, quindi non sono più ristrutturazioni, o che tipo di ristrutturazioni sono? Nel momento in cui io faccio super bonus 110, non 110, tutti i vari bonus edilizi, eccetera, allora lo spartiacque c'è. E questo perché molto spesso io vedo, andiamo un attimo avanti nelle slide, allora, io vedo spesso, eccola qua, io vedo spesso, mi domandate questa cosa, cioè demolizione e ricostruzione. La circolare 24 ha chiarito che il superbonus spetta di fronte anche a interventi inquadrabili nella ristrutturazione edilizia, articolo 3,1 lettera D. Ok, a il riguardo si ricorda che la qualificazione relativa alle opere edilizie spetta al comune o all'ente territoriale competente in materia di classificazione urbanistica e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali. Circa la possibilità di accedere al superbonus per le spese relative all'incremento di volume, eccolo, per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria ristrutturazione articolo 3 del testo unico, non 10, Il 10 l'abbiamo detto nei video precedenti, vi consiglio di andarla a vedere. La ristrutturazione articolo 10 è una ristrutturazione definita pesante, siamo uno scalino sopra. Comunque, per quanto riguarda gli incrementi di volume nel Superbonus in ristrutturazione edilizia articolo 3, c'è stata la famosa nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2 febbraio 2021,
che ha chiarito che, a differenza del super sisma bonus, cioè del sisma bonus 110, la detrazione fiscale al super eco bonus non si applica alla parte eccedente il volume ante opera. Ora, qui va fatto un chiarimento un pochettino più preciso, cioè, intanto non è stato detto che il sisma bonus, tutti i sisma bonus possono prevedere l'incremento di volume, solo un tipo di sisma bonus può, per legge, quindi l'articolo il comma 1 septis articolo 16 del decreto legge 63/2013, quello del sisma bonus, che dice: per il sisma bonus acquisti si ammette anche l'aumento di volume. Quindi lui ha l'eccezione che conferma la regola, sisma bonus acquisti, che non è il sisma bonus quello tradizionale, conosciamo tutti, che sia 110 o non 110, e questo discorso vale per tutti i sisma bonus. Ecco, intanto, primo aspetto, non è stato detto questo, e voi mi direte: ma qui c'è scritto così. No, non, diciamo che non è proprio chiaro. Diciamo pure un'altra cosa, e questa va sfatata. Perché la questione del sisma bonus, super eco bonus, scusate, non si applica alla parte eccedente il volume ante opera? Perché? Perché l'eco bonus è un bonus di scopo di risparmio energetico. L'aumento di volume non è mai risparmio energetico, perché va ad aumentare, diciamo, i carichi energetici. Per me è vero fino a un certo punto, perché se io ho un volume in partenza e ho 1000 metri cubi in classe G, ora la sparo, e dopo ho un aumento di volume magari del 10%, ma l'immobile è un NZEB, si va a vedere dopo i consumi totali di energia primaria tra prima e dopo, cioè quell'aumento di volume comunque in una situazione ante post opera mi va a aumentare. Ecco, questo è un po' un concetto un po' vecchio che va un po' superato, però le norme ci dicono questo. Ora, Boni, sull'eco bonus ci torniamo, non è finito qui questo round. Cioè, io faccio una demolizione e ricostruzione con un aumento di volume, perché il mio piano regolatore mi dà un aumento di volume, una tantum del 35%, ecco, non è che io posso fare il bonus. Poniamoci un pochettino una domanda: sono o non sono una categoria di intervento che mi consente di fare una ristrutturazione edilizia articolo 3,1 lettera D? E voi mi direte: ma perché si è fissato in questo articolo 3,1 lettera D? Perché è un qualcosa, questo, che era già stato chiarito e che comunque non è cambiato neanche di fronte a queste circolari o a queste note che ha fatto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Cioè, questo discorso del super eco bonus non si applica alla parte eccedente il volume ante opera non vuol dire potete fare demolizione e ricostruzione con aumento di volume con l'eco bonus. Niente affatto. Sta dicendo un'altra cosa, che se io ho un edificio di 1000 metri cubi, al piano primo è riscaldato, cioè l'appartamento, al piano terra non è riscaldato. Non è che io possa prendere e fare un aumento di volume riscaldato. Lo posso fare, certo, ma devo scorporare la parte riscaldata da quella non da quella, diciamo, fredda. Ok? Quindi quella, diciamo, questo scorporo è anche logico ed è coerente con la norma. Quindi, ripeto, qui si parla di, diciamo, di non applicarlo alla parte eccedente il volume ante opera, sì, ma finalizzato a un eco bonus e quindi alla parte riscaldata. Comunque, ripeto, c'è proprio la norma che ce lo spiega, quindi qui ancora siamo più nell'ambito delle interpretazioni. E col sisma bonus, appunto, solito discorso, ci sono dubbi? E allora vi ho preparato, diciamo, un quadro di sintesi. Anzi, se avete dei dubbi e state seguendo in diretta, direi che lo potete scrivere nella chat, per coloro che la stanno ovviamente vedendo in diretta, così ci sciogliamo dubbi, e se avete delle domande facciamo poi magari dopo della parte finale un po' di rapido question time. Dicevamo la detrazione, diciamo il limite delle detrazioni fiscali collegate all'articolo 3, quindi il massimo livello, il limite massimo superiore, che è la ristrutturazione edilizia articolo 3, dove lo troviamo? Allora, intanto
Perché dobbiamo stare lì? Perché altrimenti qualifica nuova costruzione o comunque ristrutturazione edilizia pesante. Abbiamo detto il sisma bonus acquisti, lui è una eccezione alla regola, va per la su strada. Poi eco bonus intanto, ma anche il sisma bonus. Allora, noi un limite, un riferimento al super bonus eco, quindi eco bonus 110, l'abbiamo nella normativa, dove è scritto. È scritto al comma 3, articolo 119 del decreto rilancio, cioè mi dice, se ci fossero dubbi, accendiamo anche quest'altra slide, un secondo, che è l'attivo, dove sei finita, eccola lì. Dovreste già vederla, perfetto, eccola qua. In sostanza, eco bonus, interventi trainanti trainati 110, sono ammissibili all'agevolazione nei limiti stabiliti, ok, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3,1 lettera D del testo unico. In sostanza mi sta riconfermando quello che è anni che è stato confermato, cioè non bisogna cadere nel tranello che abbiamo visto prima, che è questo. Cioè, quando mi dice, a differenza del super sisma bonus, nel super eco bonus si può fare e non si applica la parte eccedente al volume ante opera. Guardate che non ci sta dicendo potete fare gli interventi con incremento di volume nell'eco bonus. No, non è mai stato detto. Questo è un principio che lo vedo continuare ad andare avanti, ma non è condivisibile prenderlo come un'affermazione. Anche gli incrementi di volume nell'eco bonus sono possibili. In verità ce ne sono 4 più 1 che mi fanno rimanere ancora in questa situazione. Ora è chiaro che quando fate le asseverazioni ramo eco bonus devo fare riferimento alla parte riscaldata rispetto a quella non riscaldata, quindi comunque sia ci pensa la normativa tecnica e diciamo l'asseverazione nei confronti dell'Enea a porre questo limite. Ma va bene, il ragionamento un po' lungo e complesso che faccio, abbiate pazienza, è proprio questo. Cioè, comunque sia, io devo rimanere nella categoria di intervento, articolo 3,1, lettera D. E poi c'è il gran finale, ve lo lascio in fondo, quindi portate un po' di pazienza. Bene, c'è un altro articolo che mi ribadisce il limite dell'articolo 3,1, lettera D, ed è il seguente. Il comma 8 bis, sempre articolo 119 decreto rilancio, quello delle proroghe che abbiamo visto anche nei video precedenti, no? Quello relativo alle demolizioni e ricostruzioni. Ecco, me lo evidenzia qui, cioè per gli interventi effettuati dai condomini, persone fisiche, ve lo ricordate quando poi a un certo punto dice compreso quelli effettuati in demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3,1 lettera D del testo unico. Oh, ce l'ha ribadito, ancora una volta ce l'ha ribadito. L'ha ribadito perché viene da lontano. Cioè qui si sta applicando dei principi che erano già nati nell'epoca in cui non c'era il super bonus. C'era solo il bonus ristrutturazioni 50%, l'eco bonus 65%. Cosa dicevano? Ce lo dicevano qua. Se andiamo a rivedere, ad esempio, risoluzione Agenzia delle Entrate 34-2018, il Consiglio Superiore Lavori Pubblici 27-2018, ma anche le circolari successive, ma anche la circolare 24, eccetera, come anche la circolare da ultimo, la 7 del 2021, e che comunque le ho riprese, le ho già preparate, comunque poi ci sono anche altri interpelli, vi segnalo, interessantissimo il 513-2021, che è appunto questo qua che abbiamo messo qui, ci dicano lo stesso criterio. Andiamolo a vedere, vi faccio degli estratti. Cioè la circolare 7 dell'Agenzia delle Entrate 2021 mi dice: l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi mediante demo ricostruzioni inquadrabili nella ristrutturazione articolo 3 del testo unico e anche per le spese relative all'incremento del volume nell'ambito dei predetti interventi. Quindi mi va a riprendere un po' la circolare, c'è un collegamento, loro lo riportano. E voi mi direte, ah, allora ti contraddici, perché qui dice, qui si legge che c'è l'incremento di volume, è ammesso, sì, nell'ambito
dei predetti interventi. Articolo 3, comma 1, lettera D, non la dobbiamo confondere con la ristrutturazione articolo 10, quella che è chiamata ristrutturazione pesante. Siamo sicuri? Certo, me lo dice qui andando avanti. Per l'individuazione della demo ricostruzione della ristrutturazione articolo 3, fate riferimento anche alle modifiche apportate dal decreto semplificazioni 76-2020, cioè... c'è proprio il riferimento espresso, vi consiglio di vederla e magari ve la metto anche come link in descrizione, così ve la potete vedere in tempo reale. In più, diciamo, non c'è nulla di nuovo, c'è una coerenza, E c'è una coerenza, per esempio, anche nella risoluzione 34-2018, dove mi dice, guardate che noi fisco abbiamo chiesto al Consiglio Lavori Pubblici, Consiglio Superiore Lavori Pubblici, con un proprio parere, che quali sono gli interventi, come fare a inquadrare gli interventi relativi alla, agli interventi che riguardano il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto a quelli che mi fanno nuova costruzione, perché non si possono incentivare gli interventi che sono nuova costruzione, perché... che tutti i super bonus e tutti i bonus edilizi sono bonus di scopo, cioè il recupero del patrimonio edilizio esistente e gli interventi conservativi, manutentivi. Non posso andare a incentivare, speculazioni basate sull'incremento del carico urbanistico, aumento di volume. Il concetto è questo, ma è roba vecchia, non c'è nulla di nuovo, Quello che c'è di nuovo è che non capisco perché ancora questo concetto fa fatica a entrare nell'applicazione, ecco, posto che nel decreto rilancio, l'abbiamo visto prima per due volte, è scritto proprio nel decreto rilancio, cioè ragazzi, demolizione e ricostruzione sì, articolo 3, e di nuovo ora qui la definizione è chiaro, siamo al 2018, ancora non c'è stato il decreto semplificazione che ha alzato la soglia degli interventi di ristrutturazione articolo 3, e infatti, dove nasce il concetto? Nasce per esempio nel sisma bonus, e me lo dice, guardate che noi fisco si ritiene che gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici ad abitazioni private o attività produttive, si parla del sisma bonus, possono essere ammessa alla detrazione nel rispetto di tutte le condizioni previste, sempre che non siano un intervento di ristrutturazione edilizia, cioè che siano una ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione. Quindi, quando c'è un intervento di demolizione e ricostruzione, va bene, è necessario che dal titolo amministrativo, quindi dalla SCIA o dal messo a costruire in certi casi, risulti che i lavori siano un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non un intervento di nuova costruzione. Oh, ma non è stato innovato questo criterio neanche dopo. Quindi noi dobbiamo capire se siamo nell'ambito di un restauro o una manutenzione straordinaria, se siamo in una ristrutturazione edilizia, sì, articolo 3,1 del testo unico, non dobbiamo salire lo scalino quando facciamo l'intervento di ristrutturazione edilizia pesante articolo 10, ok? Quindi non si deve salire, ad eccezione chiaramente sisma bonus acquisti, poi è nata la possibilità delle nuove autorimesse pertinenziali. Bene, quindi niente ristrutturazione edilizia pesante, niente ristrutturazione urbanistica, quindi quando si comincia a fare un intervento che va a incidere anche sul lotto, niente nuova costruzione e sostituzione edilizia, per intendersi, loro sono esclusi. Ecco, andando avanti ancora, in sostanza come schema non si deve entrare nella zona rossa, ok, qui è escluso. Ci sono dubbi? Vi faccio vedere un'altra cosa. Questo è un interpello che mi ha mandato un amico geometra, non so se vuole essere menzionato, però questo è un interpello, direzione regionale toscana, eccolo qua, i riferimenti li potete leggere anche voi. Cosa dice? È interessante perché è stato chiesto, guardate, noi vorremmo fare, andiamo qui un attimo indietro,
Noi vorremmo fare interventi di ristrutturazione edilizia dove c'è anche, come dire, ci sono anche incrementi volumetrici, ok? Si chiede se il titolo abilitativo identificato nel permesso a costruire articolo 10, non c'è l'articolo 3, ma è articolo 10 del testo unico, ristrutturazione pesante, possa pregiudicare l'utilizzo del superbonus ai sensi dell'articolo 119 del decreto rilancio, anche nella porzione fabbricato esistente. Cioè, vedete, anche qui sta chiedendo, ma posso scorporare, posso considerarli, vuol dire, separare la parte in ampliamento? E chiaramente viene detto, posso farlo oppure no. Bene, il fisco cosa gli risponde? Il fisco gli dice, guarda, che con la circolare 24 abbiamo precisato che l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi anche con demolizione e ricostruzione inquadrabili nell'articolo 3, ristrutturazione edilizia. Bene, si precisa che, anzi questa ve la salto, con riferimento al caso prospettato, l'istante dichiara solo che l'amministrazione comunale ha individuato il titolo edilizio nell'articolo 10 del testo unico, senza specificare in cosa si, come dire, consista in concreto. Si limita infatti a riferire genericamente ad una ristrutturazione edilizia con ampliamento per la sicurezza statica e conseguimento risparmio energetico. Si precisa inoltre che pur riferendosi all'immobile, eccetera, va bene. Ecco, la qualificazione dell'intervento, viene ribadito il concetto, spetta al comune. Quindi spetta al comune dire se l'intervento è qualificabile in articolo 3 o in articolo 10. Quindi anche qui non c'è nulla di nuovo, ok? Nel caso prospettato, quindi, se il titolo edilizio dovesse essere riferito all'articolo 10, la qualificazione data dal comune, in questo caso, come nuova costruzione, escluderebbe l'intervento dalla possibilità, diciamo, dal beneficio del superbonus, perché è riservato esclusivamente agli interventi inquadrabili nella ristrutturazione edilizia, sì, ma articolo 3,1, lettera D del testo unico, magari anche con le modifiche apportate all'articolo 10,1, eccetera. Quindi, come dire, inoltre aggiunge il fisco in questo interpello regionale, si rileva che nel momento in cui l'intervento deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia con ampliamento, vi ricordo che la circolare 7/2021, l'abbiamo vista prima, in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 16 bis, quindi del testo unico imposte su redditi, quindi anche il sisma bonus, non solo il bonus 50%, ha ribadito che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione e ricostruzione, ma solo con l'ampliamento, quindi io non faccio neanche pianare e rifare, la detrazione compete solo per le parti riferibili, la parte esistente, e, ok, in quanto comunque configura una nuova costruzione. Allora, scusate, lo ridico per bene. Allora, ristrutturazione edilizia con ampliamento, in merito agli interventi sul recupero del patrimonio edilizio esistente, da messa in carto, il fisco ha ribadito che qualora la ristrutturazione avvenga senza demo ricostruzione dell'edificio e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura comunque una nuova costruzione. Ok, giusto. Io capisco che qui si possa fare questa cosa, ma nei punti precedenti mi dice che supero questo livello. Allora, provo, lo so che non è semplice come concetto. A questo punto devo andare a di nuovo a scomodare quello che era stato detto, dov'è? Nella circolare. Ora è qui che si incarta la questione. Abbiamo detto ai punti precedenti che configurano interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente tutti quelli che non superano lo scalino dell'articolo 3. Quindi ecco perché entrano in contraddizione questi aspetti e queste, come dire, linee che dà il fisco. Perché prima si dice devi rimanere nell'articolo 3,1 lettera D, e poi si dice qua basta, come dire, scorporare, non si applica per la parte in eccedenza. Allora qui va fatta chiarezza, ed ecco che allora
si arriva un po' alla ciliegina. Vale a dire, noi ora abbiamo poche scuse, cioè questi aspetti, ramo ecobonus, sono stati superati. Sono stati superati perché nel decreto rilancio, accendiamo la slide, nel decreto rilancio il limite all'articolo 3,1 lettera D c'è. Cioè, nel momento in cui io faccio un intervento, non butto giù l'edificio né in tutto né in parte. Faccio un ampliamento, quella è una nuova costruzione, dove è scritto? Me lo dice il testo unico, signori miei. Me lo dice il testo unico e ora a questo punto, se mi date un secondo, accendo anche il DPR 380, veramente un secondo che lo vado a prendere in presa diretta, eh. Eccolo, eccolo, dov'è? Eccolo qui e lo portiamo qua. Lo dovreste già vedere, sì. Pubblicità occulta. Ecco, dicevamo, sono nuove costruzioni, la costruzione di nuovi manufatti, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti. Quindi, se io lascio in piedi l'edificio esistente e faccio un ampliamento a sé stante, ah, ma io lo faccio il sisma bonus. Ora, che un ampliamento di un edificio, anche una ristrutturazione, senza buttare giù la parte precedente, si possa fare un ampliamento, non è che fa un po'... non torna se siete d'accordo, no? Se ci pensiamo bene. Allora si va a vedere le ristrutturazioni edilizie con i possibili incrementi volumetrici. E qui si rifà un po' il punto di quello che è stato detto con miei video precedenti. Ora, volendo essere un po' stringati e non annoiarvi troppo, poi ti do un'occhiata alla super chat. Ci sono 4 più una possibilità per fare incremento volumetrico in ristrutturazione edilizia articolo 3. Chiaro, qualcuno mi dirà: ma il piano CASA? Il piano CASA va visto se la legge regionale qualifica o no questa categoria di intervento del piano CASA nell'articolo 3, comma 1 lettera D, oppure se me lo spedisce, quindi me lo rinvia al testo unico, pertanto va in articolo 10. Quindi va vista la legge regionale cosa dice e se lo dice. Ok. Allora abbiamo detto 4 più una possibilità per fare l'incremento di volume in ristrutturazione edilizia articolo 3. Allora ve l'evidenzio, qui sono in grassetto. In grassetto ci sono le modifiche proprio del decreto semplificazioni. Allora, che è stato detto? È stato detto in demolizione e ricostruzione, quindi nell'ambito della ristrutturazione edilizia dell'articolo 3, sono consentite altresì nella demolizione e ricostruzione, va bene, con diversa sagoma, diversi prospetti, diverso sedime, diverse caratteristiche planiche, planivolumetriche e tipologiche, va bene. Quindi praticamente io ho tanto margine di possibilità, compreso le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e la normativa dell'accessibilità, barriere architettoniche, installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. Ecco, quindi questi incrementi volumetrici che sono previsti per innovazione necessaria, quindi io ho la norma e mi prescrive questo. Classico esempio è: io demolisco una villetta unifamiliare o una bifamiliare, i solai di 15-18 centimetri, dopo quando li vado a ricostruire, come anche il solaio di copertura, no, io rifaccio, magari io rifaccio solo il tetto, ho un solaio di spessore 15 centimetri, dopo lo devo fare di 8, aumento gli spessori, questi extra spessori imposti per normativa antisismica o normativa ad esempio risparmio energetico, loro comunque sono sempre inquadrati in questo. Quinta possibilità, e ve la evidenzio qui, ok? L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente, quale nazionale e o regionale, o, quindi non ET, ma o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria, qui c'è proprio espressamente incrementi di volumetria, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Si può discutere su questo anche. Però la questione dell'incremento volumetrico la dobbiamo vedere anche insieme, andiamo giù, all'articolo 10, quello che abbiamo detto prima, sulla ristrutturazione pesante. Eccolo qua, cioè
quando mi dice sono interventi soggetti a permesso intanto e costituiscono interventi di trasformazione urbanistica, edilizia e territorio, quindi sono i famosi aumenti di carico urbanistico, quelli che portano, non va bene, ok, ve la salto, nel caso in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva, oltre al fatto che va visto, l'abbiamo detto nei video precedenti, va incrociato questo e sovrapposto con l'allegato A del decreto SCIA 2, decreto legislativo 222/2016. Quindi è lì che va sovrapposto e non è facile, lo so, è macchinoso e molto complesso, visto che tra l'altro è stato modificato anche dal decreto 76/2020, che non ha modificato l'allegato A, lo ha fatto in maniera indiretta. Quindi articolo 10 e articolo 3 vanno letti insieme, non è che vanno, come dire, non è che sono due cose che non dialogano e non comunicano fra di loro. Quindi, come dire, va visto bene quando e come sovrapporre o collegare articolo 3 e articolo 10. Cioè, noi abbiamo una ristrutturazione edilizia che è nell'articolo 3,1 lettera D, eccola qua. E questo me lo consente di fare. Poi, se siete nelle zone vincolate o avete l'immobile vincolato, o siete nelle zone A, centri storici, o nelle cosiddette zone speciali che vedete qua sotto, ne abbiamo parlato nei video precedenti, lì è un disastro, perché lì addirittura, diciamo, la demolizione e ricostruzione deve avvenire in maniera fedelissima. Ma c'è di peggio, se siete nelle zone vincolate, ritorno sull'articolo 10, abbiate pazienza, se ho l'immobile vincolato, quindi ho l'immobile sottoposto al vincolo del codice dei beni culturali e paesaggio, anche la sola modifica dei prospetti, e ve la evidenzio qui, è già sufficiente per far mandare in ristrutturazione edilizia pesante, soggetta a permesso. Potrei usare la scia alternativa al permesso, ne ho parlato nei video precedenti, va bene, ma è un casino enorme, enorme, perché comunque sia abbiamo saltato quello spartiacque che abbiamo detto prima, non siamo più nell'articolo 3. Questo è un bel problema. Ora, è un problema che va affrontato sempre caso per caso e capire se posso eventualmente scorporare gli interventi, se posso vedere come trovare delle soluzioni specifiche caso per caso. Bene, io mi fermo un secondo qui, voglio andare a vedere in diretta cosa dice la chat e lo facciamo con... intanto facciamo una cosettina, già che ci siamo. Like moment, vi chiedo di mettere un like, iscrivetevi al canale e la campanellina, così poi riceverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale e tutte le novità da questo canale. Allora, dicevamo, vediamo cosa succede in super chat e lo mettiamo qua. Leggo al volo, Gabriele, il 110 sisma si applica anche all'incremento volumetrico solo in caso di demolizione e ricostruzione. Gabriele, non so, è una domanda o è un'affermazione? Perché se fosse un'affermazione abbiamo un problemino con quello che abbiamo visto prima, anche perché abbiamo visto ora che per esempio nel decreto rilancio, l'articolo 119, anche con le aggiunte fatte dalla manovra 2022, invece ci dice no, guardate, vi dovete fermare all'articolo 3,1 lettera D, ma c'è un principio che viene da lontano, cioè se supero quello spartiacque non sono più nell'articolo 3,1 lettera D, che è, diciamo, il livello massimo superiore di intervento inquadrabile nel recupero del patrimonio edilizio esistente e interventi conservativi. Quindi non so, Gabriele, se era una domanda. Fabrizio, poi Gabriele mi dice si scorpora il volume. Insomma, non sono proprio d'accordo, e se ci fosse il dubbio, comunque sia, ricordiamoci che il sisma bonus, l'articolo 16 commi 1 bis decreto 63/2013, a sua volta va ad attaccarsi all'articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi, cioè è un figlioccio del bonus ristrutturazione 50%, esattamente. E lui mi dice guardate che devono essere interventi che stanno nell'ambito della ristrutturazione articolo 3,1 lettera D. Lo so che abbiamo visto prima che viene detto no, ma potete scorporare. Ma
mica tanto, anche perché dopo lo riprendiamo con la slide. Fabrizio, se non c'è demo ricostruzione in caso di ampliamento volumetrico, siamo nella casistica di nuova costruzione, quindi non agevolabile. Perfetto, Fabrizio, hai colto in pieno il messaggio. Ora ho visto un po' di prima ce n'erano altre, non ho fatto a tempo a rispondere alle precedenti domande. Magari, ecco, visto che voi state vedendo in diretta, se avete altri dubbi, altre domande, le andiamo a riprendere. Allora, un po' per rispondere a Gabriele, per riprendere il discorso, dove era? Eccolo qui. E appunto, qui viene detto, a differenza del super sisma bonus, la detrazione fiscale legata al super eco bonus non si applica alla parte eccedente al volume. Come dire, anche per il sisma bonus, quindi non lo scorporo di volumetria, cioè anche a volerla forzare e a scorporare la volumetria in aumento, qui mi dice circolare 7/2021, quindi molto recente, non mi dice questo criterio di scorporo, come dire, non lo applico all'eco bonus, chiaro? Cioè, a differenza del super sisma bonus, la detrazione fiscale del super eco bonus non si applica alla parte eccedente al volume anteopera. E lo so, e voi mi direte, ma qui sta dicendo allora che si può fare nel super sisma bonus. Ma abbiamo detto prima invece che, vediamo l'altra slide, abbiamo visto anche in precedenza che invece questa cosa non si può applicare. Perché? Perché non è più un intervento qualificabile sul recupero abitativo del abitativo, scusate, ora sto facendo contatto io, al recupero sul patrimonio edilizio esistente. Inoltre, non è che è vietato gli incrementi volumetrici, cioè incremento volumetrico esco da qualunque bonus. No, abbiamo visto che, di nuovo, facciamo rivedere, che esistono 4 più una possibilità di poter fare incrementi volumetrici nell'articolo 3,1 lettera D, ristrutturazione edilizia. Non è che sono vietati a prescindere, però sono questi, perché altrimenti si va nell'articolo 10 o si va a fare degli ampliamenti, si va a fare delle sopraelevazioni, si va a fare delle categorie di intervento che non sono più qualificabili nella ristrutturazione edilizia sul recupero sul patrimonio esistente. Ci sono dubbi? No, lo ripeto e lo so che forse sono noioso, ma è importante che entri questo concetto. Cioè, il sisma bonus è previsto nel decreto 63/2013, ma se andate a vedere bene, al di là che l'unica ipotesi di aumento di volume è prevista nel sisma acquisti, in verità il sisma bonus normale mi va a menzionare l'articolo 16 bis del testo unico delle imposte su redditi, DPR 917/86. Ma lui mi fa riferimento proprio, è anche lì che ho un limite agli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Ora non fo a tempo a ricercare la norma, o forse sì, provo a andarla a cercare se avete qualche secondo di pazienza. Magari, ecco, nel frattempo, se volete scrivere ancora nella super chat in diretta, così poi appena la rimetto la rivediamo. Dicevamo, la normativa nazionale, un secondo che l'andiamo a riprendere, ed eccola qui, un secondo che la metto online, articolo 16 bis, lo andiamo a prendere, no, non ce la faccio, non me la fa vedere, vabbè, comunque DPR 917/1986, quindi lì la troviamo. Allora, super chat, che dite di bello? Nulla, nuove, non avete nulla da aggiungere, non so se state pensando o se vi ho in qualche modo, spero di non avervi, messo nel dubbio. Bene, allora, io non ho altro da aggiungere, se volete magari commentare in differita lo potete fare qua nella descrizione. Chiaramente potete mettere di nuovo like, iscrizione al canale e campanellina. Qui a questo punto direi che
possiamo salutare e abbiamo, come dire, analizzato la possibilità di inquadrare quali incrementi volumetrici entrano nelle detrazioni fiscali super bonus e bonus edilizi minori, come individuare un limite collegato tra categorie intervento agevolabili e quelle del testo unico. E, come dire, è stato un grande piacere, ci diamo appuntamento allora ai prossimi video, alle prossime dirette e agli articoli sul mio blog. Buon lavoro, buona formazione e, come dire, veramente vi devo ringraziare perché anche oggi siete stati tantissimi in diretta, in tempo reale, e in più quelli si collegheranno poi nella visione indifferita. Buon lavoro a tutti e un saluto da Carlo Pagliai.